Radio Doppio Zero. Radio Doppio Zero. Suona ciò che ami, più suona e più la ami. Franco De Michele, presidente dell'associazione, fiero e orgoglioso di aver messo questi completi a disposizione per una causa così giusta quale donare vita. Alla mia sinistra l'organizzatrice di tutto questo da parte del team artisti e colei che si è prodigata affinché tutto questo potesse riuscire al meglio. E colei che ha messo su tutta questa squadra e che ha chiamato tutti, ha fatto un gran bel lavoro. Poi alla mia destra c'è Maurizio Di Pilato. Lavoro insomma in radio, in una radio locale di Biceglie, e comunque sono anche un donatore. Non so se si può dire, sono iscritto all'associazione AIDO, si può dire? Sì, l'associazione italiana donatori appunto, per quando sarà, insomma, sono anche donatore di sangue e di midollo osseo. Quindi ragazzi, fate qualcosa anche. Donate. Per gli altri, prima di tutto per voi, perché è troppo bello. Andiamo avanti. Nicolo Grieco, segretario dell'associazione di cui parlava Franco, fiero di far parte di questa squadra. Donate. Noi dell'associazione SAS, Servizi Ausiliari per la Sicurezza Stradale, siamo molto lieti, contenti, soddisfatti e orgogliosi di essere qui questa mattina in questa bellissima giornata, la giornata del donare. Il donare è molto importante anche per noi del SAS, sia a livello nazionale, sia a livello provinciale, regionale, sempre presenti con la nostra buona volontà, con lo spirito di gruppo, con il sacrificio. Il SAS per sempre, il SAS con tutti, il SAS avanti tutta. Grazie a tutti e buona domenica a tutti per il bene e per il donare. SAS per sempre. Siamo felicissimi di stare qui allo stadio di Enziteto, San Pio, a celebrare questo grande quadrangolare che serve a sensibilizzare tutta la brava gente a donare gli organi. Noi siamo con loro. Grazie di tutto e buon divertimento. Quindi donate. Donare è vita. Donare è vita. Complimenti e congratulazioni agli amici che hanno avuto la forza di volontà e il buon senso di organizzare questa bellissima manifestazione. Donare è vita, perché il dono è il dono della vita che ognuno di noi può assicurare quando decide appunto di donare gli organi. È un'attività importante, bisogna sempre di più sensibilizzare l'opinione pubblica, tutti i cittadini, entrare anche nelle scuole, svolgere iniziative di sensibilizzazione come questa, molto belle e molto importanti, ed è un fine veramente nobile. Oggi qui, ecco, domenica 2 luglio, insieme allo sport, che è vita, che è energia, che è forza, che è anche spirito di sacrificio, sensibilizziamo tutti i cittadini ad un argomento importantissimo, quello della donazione. Ebbene sì, allora tutti riflettiamo su questo argomento della donazione, perché veramente un gesto può salvare la vita di tanti altri cittadini. E ringrazio di cuore tutti quegli amici, quei cittadini che hanno avuto la buona volontà quest'oggi di dedicare una domenica d'estate a questa lodevole iniziativa. Bravi, complimenti. Radio Doppio Zero. Radio Doppio Zero. Suona ciò che ami, più suona e più la ami.